prima fila già bene a rete. Stanno sopraggiungendo anche gli altri. Lo schieramento che si va completando, leggermente discosto Oscar Di Jesolo, che con il favore della curva raggiunge l'ala. Macchina che va per lasciare i concorrenti. Veloce dallo stacco Owen CR, che assume il comando sull'errore di Oyster Kronos. Seconda posizione per Orion Kronos, rimane per il momento al largo OK America. Owen CR, che ha acquisito il comando delle operazioni veramente in pochissime battute, può già moderare l'andatura, tant'è che si arriva ai 200 in un comodo 15 abbondante per Owen CR nei confronti di Orion Kronos. Quindi ancora Oscar Di Jesolo a seguire il numero 9 di Osasco Di Ruggi e i 400 che vanno via in 32. Si fa vedere anche il numero 7 di Odinga, la cui schiena è presa da OK America. I due risalgono la china del gruppo quando si va ad affrontare la seconda curva, 600 metri passati sul piede del 45,8. Andatura comunque tranquilla quella imposta dal battistrada Owen CR. Quando siamo alla conclusione della seconda curva, il gruppo si è disposto in pariglia, gli 800 in 1-1-6. Owen CR al comando davanti alla coppia formata da Oscar Di Jesolo e Orion Kronos, quindi ancora Osasco Di Ruggi con all'esterno Odinga. Il passaggio al chilometro in 1-16-2, ora ha accelerato un pochino il battistrada, tant'è che comunque gli altri sono lì tutti in pariglia dietro la figura di Owen CR quando siamo agli ultimi 800 di gara. Prova ancora ad avanzare adesso Orion Kronos, con all'esterno si fa vedere Odinga, che cerca di mettere la figura di fuori per andare a guadagnare posizioni. Mancano 600 al traguardo, 37 per il quarto che va dal palo a metà della dritta di fronte. Odinga in terza corsia con Orion Kronos che comunque non demorde. Alla corda sempre Oscar Di Jesolo, davanti Owen CR, più indietro OK America. Tutto ciò mentre siamo all'apice della curva conclusiva, con Owen CR ancora in controllo, senza problemi per il momento. Cerca di trovare spazio per correre Oscar Di Jesolo, addirittura d'arrivo con Pietro che sollecita Owen CR. Gli altri che sono più indietro, si scopre Oscar Di Jesolo che va su Owen all'esterno di tutti, OK America. Poi anche Osasco Di Ruggi, intanto Oscar Di Jesolo che va su Owen CR, l'errore sul palo di Osasco Di Ruggi, da rivedere. Ma intanto la vittoria che dovrebbe essere andata a Oscar Di Jesolo, andiamo a rivedere le immagini perché gli ultimi metri sono molto concitati con l'errore proprio a fil di palo da parte di Osasco Di Ruggi. Suona ovviamente la sirena da parte della giuria per verificare l'ordine di arrivo. Andiamo a rivedere noi le immagini con Oscar Di Jesolo che va su Owen CR cogliendolo un po' in stanchezza. Poi Osasco che viene a largo, passa il numero uno di Oscar Di Jesolo e c'è da valutare le posizioni. Al momento sembrerebbe comunque il Oscar Di Jesolo al primo posto, Owen CR al secondo, Osasco Di Ruggi al terzo, ma bisogna verificarne l'andatura.